Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Allora, lo so, è già passato tipo un mese dall'ultimo video che ho fatto, ma purtroppo la memoria è quello che è. E niente, saluta. Ciao. Kevin nel frattempo sta mangiando, che ho fatto le bistecche ieri sera e le patate. Sono avanzate e ora sto mangiando. E niente, allora, io oggi è mercoledì, sono a 25 settimane più 5 giorni e venerdì ho un'altra visita, le visite classiche mensili. Per adesso va tutto bene, la gravidanza prosegue bene, io sto meglio, non ho più nausea o cose del genere, anche l'energia un po' di più, anche se in realtà dopo un po' che sto in piedi, piuttosto che cammino, comunque ancora mi fa male la schiena, mi inizia a fare male la pancia, ho un pochino di contrazioni, quindi cerco di non fare chissà quanto, diciamo. E ho qui una foto da farvi vedere, adesso la faccio vedere. Allora, non so se ve l'avevo già fatta vedere, ma quando ho fatto la morfologica a 20 settimane mi hanno fatto la foto in 3D. Allora, non so se si vede molto bene. Allora, calcolate che si muoveva. Questi qua sarebbero gli occhi, questo è il nasino, questa è la bocca e questo sarebbe in poche parole il visino. Non chiedetemi che cos'è questo perché quando l'ho visto mia nonna mi ha risposto se era il secondo figlio di cui non gli avevo parlato, ma no, è solo uno. Questo sarà qualche organo interno, la placenta, non lo so, qualche cosa. Che cos'è questo? Ryan, Ryan, è il fra? il fratellino E tu sei il? Bravo. maggiore. Allora, quindi è un maschietto, si chiamerà Ryan, salvo cambiamenti finali, ma in teoria no, perché ormai abbiamo deciso per quel nome lì. E niente, cos'altro dire? Va tutto bene, gli esami vanno bene. Kevin è contento, vero? Gli faccio vedere quello che gli hai regalato? Sì. Sì, vado a prenderlo. Allora, aspettate. Allora, già che ci sono, vi faccio vedere la situazione pancia, che direi che è aumentata un bel po'. Sembra tipo una balena, giusto? Sì. E ormai le canottiere iniziano a dare piano piano su, infatti tiro su un po' i pantaloni. Allora, per farvi vedere, allora, eravamo, non so se avete presente il negozio, si chiama CA. Sopra. Un attimo, aspetta che qua Ma c'è il mio sporco. lascio sopra. Sì, adesso, Ma aspetta, metto qua vicino. lo metto lì vicino a te. Aspetta, glielo facciamo vedere, no? Ma Ma io lo tu hai le faccio. mani sporche, no? Come fai a farlo vedere? Tiralo su, Vieni. non vedono. Allora, la CA che aveva deciso di comprarsi questo orsetto, ma il tutto è partito che, visto che io stavo guardando dei vestitini per Ryan, perché sì, abbiamo vestitini già di Kevin, ne abbiamo una valanga, ho iniziato a tirarli fuori e ne abbiamo tantissimi, ma sinceramente, nel senso, ovvio, userò anche quelli, ma vorrei prendergli anche qualcosa di nuovo, tipo da mettere all'ospedale, eccetera. E quindi Kevin, mentre io guardavo i vestitini, ha chiesto se poteva comprargli qualcosa, visto che avevamo già parlato che quando nasceva il fratellino lui voleva fargli un regalo. E quindi ha deciso di regalargli questo, gli ha preso questo piccolo orsettino. E visto che c'era, ne ha preso uno anche per lui, giusto? E il suo, glielo faccio ancora vedere. E il suo è questo qui, Kevin si è preso questo qui e Ryan ha preso questo. Ok. Poi, allora, abbiamo iniziato a prendere anche, appunto, come dicevo, qualche vestitino da tenere magari per l'ospedale o comunque i primi tempi, eccetera. Sto guardando in fotocamera come si vede il mio ombelico che esce. Allora, abbiamo preso questa tutina qua. Aspetta, Kevin, che giro un po' su di me così si vede un po' meglio. Allora, abbiamo preso. E io non mi vedo a me. E Dai, posso venire vabbè. anche qui? Aspetta. Ok, così ci si vede metà. Abbiamo preso questa tutina qua, che praticamente ha delle specie tipo di nuvolette e draghetti e elefanti, un po' di tutto, fatta così, azzurra. È leggera, però sinceramente
Non so bene neanche io cosa prendere. Perché anche con Kevin all'inizio, anche se era novembre, con Kevin avevo preso comunque qualcosa di... Con il completino che abbiamo preso è un completino molto semplice. Ah, scusate che metto il ketchup a Kevin. Ok, mi si era interrotto tutto perché mi è suonata una sveglia per ricordarmi una cosa. E l'altro completino che abbiamo preso è questo. Che comunque dentro gli stessi simboli che ci sono sulla tutina, con il pantaloncino semplice bianco, quindi sarebbe una cosa così. Poi, come altro completino, invece li abbiamo preso. Ripeto, ce li ho un sacco di vestiti di Kevin, so che comunque si sfrutteranno poco, ma ci tenevo a prendergli qualcosa di nuovo. Questo pantaloncino qua, che è tipo un azzurro quasi tipo ottanio, non rende così tanto in telecamera, con abbinata la sua magliettina con l'orsettino. E sarebbe appunto così. Poi, questo, che secondo me è la chicca proprio. Questi qua invece sono un po' più pesantini, questi qua che vi ho fatto vedere, quello col pantaloncino bianco. Ah, e avanza un pantaloncino. Che sarebbe abbinato a una magliettina bianca, però che io ho abbinato a un'altra cosa che adesso vi faccio vedere. Allora, un attimo che tolgo tutte queste cose, se no, ciao Peppa. Giusto, Kevin? Ciao Peppa. Ovviamente è tutto da lavare Io mi perché vedo un pezzo e basta. No, tu ti sei perso? Cosa? Ah, mi vedo un pezzo. ti vedi un pezzo. Allora, questa è la chicca. Allora, pantaloncino, questo è leggero, pantalone con su tigro, ok, con il body sempre di tigro, questo è invece H&M, ok, con il cappellino abbinato di tigro e mi serviva una magliettina da metterci sopra, quindi io ho preso una magliettina semplice bianca. Questa qui per fare il completo, quindi sarebbe appunto una cosa così col suo cappellino. Cosa ridite? Con sul suo cappellino. Ho pensato anche di fargli stampare qui così su questa parte qua la stessa immagine che c'è sul body, ma sinceramente ci sto un po' ripensando perché oltre al fatto che dovrei portarlo alla Decathlon per fargli fare la stampa e vedere se appunto riescono a farmela lì, se no devono mandarla da un'altra parte, perché appunto il tessuto è tipo ciniglia della maglietta, mentre il resto è cotone. Ho pensato che però la maglietta non potrei sfruttarla per nient'altro, poi nel senso la preferisco bianca, perché per esempio poi ho questi pantaloni appunto che mi avanzano. Questi qua, che è sempre di quel tema là, e potrei metterci sopra appunto la stessa maglietta bianca e fare appunto uno spezzato. Comunque, in caso, se c'è qualche mamma, andate da CA che ci sono degli sconti pazzeschi. Io non sapevo niente, sono andata lì e praticamente la ragazza in cassa mi ha detto: sai che tutti quelli dove ci sono i bollini sono al 50%? E io, scusa? Guardo mentre lei passa e praticamente tutte le cose che io avevo scelto erano tutti con i bollini e io non lo sapevo perché avevo letto che c'erano degli sconti, ma non avevo visto che, cioè, per esempio dove lavoravo io nel negozio di prima, gli sconti erano con dei cartellini grossi, con scritto appunto 50%, 30% e non avevo proprio notato questi bollini e quindi ho tirato su e quando sono arrivata in cassa ho avuto la bella sorpresa perché veramente tutto quello che ho scelto era il 50% di sconto, quindi mi è andata veramente di fortuna. E niente, per il resto siamo... Basta. Basta, mangi più? Vai a lavarti le manine. Per il resto niente, appunto tutto a posto. Adesso, nel senso, ho portato su un armadio che sono quelli componibili. Non so se avete presente quelle che si trovano anche su Amazon. Un armadio da mettere in camera nostra appunto per mettere dentro i vestiti. Perché è vero che ho liberato l'armadio in mezzo,
nella nostra camera, appunto per poter mettere i vestiti del bambino, ma sono talmente tante le cose, comunque tra pannolini, copertine, vestiti, eccetera, che mi serviva altro spazio. In cameretta lo spazio non esiste, quindi ho dovuto un po' inventare. Ho ordinato anche questo coso qui, che adesso vi faccio vedere. Questo qui, che praticamente si attacca alla doccia e poi sopra appunto c'è la parte per poter mettere le cose, qua di fianco, idem dall'altra parte, in modo tale da poter avere un pochino di appoggio anche in bagno, perché poi qua sotto, dove adesso c'è la cesta, tecnicamente andrà il fasciatoio. E quindi Vi faccio vedremo. vedere i miei giochi. Aspetta, quindi è un po' un'impresa. Infatti siamo un po' in alto mare perché appunto qui sotto ci sono dei vestiti. Qua c'è l'armadio che avevo detto componibile con lo spazio per altri vestiti. Qui ho la carrozzina nuova che non so se vi ho fatto vedere, vi farò vedere comunque. Qui da questo lato invece ho uno scatolone con degli altri vestiti. Cioè io non ci capisco più niente. Comunque niente, per ora l'organizzazione è così. E niente, vedremo poi. Più avanti, tanto c'è ancora un po' di tempo, quindi quando tornerò dalle ferie ci penseremo. Cosa devi farvi vedere tu? La tua moto? Wow! Perché qua così li faccio vedere tutti i Fai giorni? vedere che poi salutiamo. Sei pieno di giochi. E niente, appunto ripeto, dopo le ferie penseremo a come organizzarci bene, inizieremo a preparare, a lavare bene tutto, stirare bene tutto, perché comunque adesso era molto presto e sinceramente lavarli per poi rilavarli non aveva tanto senso. E quindi niente, adesso vedremo. Per il resto è tutto e spero di ricordarmi di fare un altro video, magari. Boh, magari con qualche bella fotografia, se mi rilascia qualche bella ecografia venerdì che ho la visita, magari faccio qualche video. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!